Tenendo insieme elementi materiali, immateriali, pezzi di processi, pezzi decisionali, i luoghi, le persone che si sono attivate, un contesto è quello che parte da quando questa ex caserma viene dismessa sino al 2011, ed è il momento in cui viene costruito il problema e vengono individuate le soluzioni. Poi c'è un secondo contesto che si attiva intorno ad un conflitto molto forte, quando da questa costruzione di soluzioni, del problema delle soluzioni, si comincia ad agire, ci sono una serie di azioni diverse e si arriva ad una situazione molto conflittuale, 2011-2014 all'incirca, ed è quella che noi troviamo all'insediamento. Poi c'è il percorso partecipativo istituzionalizzato che cerca di ricucire, di creare un senso nuovamente intorno a tutti questi pezzi e di cercare di affrontare un po' questo conflitto che era molto polarizzato, ma ora lo vedremo, e quindi questo percorso partecipativo riaccordi urbani si chiamava. E poi c'è l'attuale fase, che è ancora diversa, in cui diciamo che è quella di cui magari faccio più fatica a parlare, perché è quella che stiamo vivendo, però quella più interessante rispetto agli esiti. Allora, io entro subito nel merito. Ho detto contesti attivati rispetto a luoghi, quindi ad elementi che sono sia elementi fisici, spaziali, sia rispetto a soggetti, sia rispetto a percorsi, eccetera. Allora, vediamo i luoghi dal punto di vista proprio degli elementi materiali. Che cos'è la ex caserma? La ex caserma fu costruita agli inizi del Novecento, 1907-1912, in un'area esterna al nucleo urbano. Questo, eccolo qui. Questo è il nord. Questa è la ferrovia, e all'esterno del nucleo urbano c'erano delle fabbriche. C'erano delle fabbriche che sono queste qui, quindi in adiacenza con queste fabbriche si costruì la ex caserma. Questo in realtà è solo un pezzo della ex caserma, che ha ospitato sino a qualche decina di anni fa, una ventina di anni fa, dei campi sportivi. E poi c'è tutto un altro pezzo, ora lo vedremo. Vedete, questo è un piano regolatore della fine dell'Ottocento, in cui si vede che come è fatta un po' Bari. Questo è il nucleo antico della città. Fino ai primi dell'Ottocento la città era racchiusa nelle mura qui. Questa è l'espansione otto-novecentesca, e vedete, questi sono quei capannoni industriali. Qui, a sud di questo, agli inizi del secolo, si costruisce questa caserma, e si costruisce secondo quelli che erano gli elementi tipici dell'architettura militare dei primi del Novecento, manuali che hanno visto hanno orientato la costruzione di molte caserme in Italia. Quindi è uno spazio dove ci sono padiglioni, spazi aperti, c'è la piazza d'armi, ci sono delle regole compositive precise. Qui vedete la relazione che c'è. Qui la ex caserma è in questo angolino qui. Questa immagine rende bene la relazione che c'è tra questo pezzo e la città otto-novecentesca, quella che in quella planimetria abbiamo visto soltanto disegnata. Quindi il nucleo più antico della città è questo, questa è la città otto-novecentesca, e poi al di là della ferrovia c'è la città che si espande oltre la ferrovia nel secondo dopoguerra. E quindi questo spazio è uno spazio grande, uno spazio che è grande 8 ettari, che è fatto di padiglioni, di spazi aperti, di spazi coperti, di padiglioni e di aree aperte. In parte erano state utilizzate come campi sportivi, in parte erano dei
degli spazi aperti, dei giardini, diciamo, anche se non proprio organizzati come giardino, ma tenuti così a verde, che è centrale rispetto, perché la città si espande oltremodo, oltre la ferrovia, e quindi è in un quartiere, è a cavallo di quartieri che sono quartieri abitati da segmenti deboli della popolazione, e quindi quartieri con ampie zone di deprivazione, quindi da un lato una parte di città che è tipica degli anni del boom economico, un piano degli anni 50, un piano largamente sovradimensionato che costruisce la città nuova, e dall'altro dei pezzi di città con sacche di deprivazione a cavallo di diversi quartieri. In ogni caso, sia della parte degli edifici borghesi degli anni 50 e 60, sia per quanto riguarda la parte invece più popolare, si tratta di un insediamento molto compatto, una densità altissima, e quindi questo spazio ben viene rappresentato come un vuoto all'interno di un tessuto densamente popolato, vicino alla stazione centrale. Quindi l'ideale, sia per allocare funzioni di rango urbano e sovralocale, sia per dare ai quartieri così densamente edificati degli spazi pubblici. Quando si comincia a discutere di questo? Quando, abbiamo detto, a cavallo fra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 prende avvio la dismissione, e la ex caserma passa al patrimonio comunale nel 2008 attraverso una permuta tra lo Stato, lo Stato russo e il Comune di Bari. Sostanzialmente il Comune di Bari cede alcuni edifici, tra cui la Chiesa russa, tramite lo Stato italiano alla Russia, e entra in possesso di questa area e di 13 milioni di euro. Nella permuta c'è una somma che viene messa a disposizione della riqualificazione della ex caserma. L'Agenzia del Demanio ha fatto questa cosa? Decreto mille proroghe. Ok. E nella triangolazione lo Stato non ci ha guadagnato? No. Allo Stato è andato il Palazzo della Prefettura, è stato uno scambio di... Ognuno ci ha guadagnato qualcosa. Il Comune ha ottenuto... Allora, vedete, queste sono... I russi, quando vengono per San Nicola, come ieri, oggi, in questi giorni, vanno a visitare San Nicola, la chiesa russa. Allora, quali sono gli elementi? Io sono andata molto rapidamente un po' sulla storia, sulla collocazione, per dire cosa? Per dire che è in una posizione centralissima, è in una posizione centrale ed è a cavallo tra quartieri che hanno bisogno di spazi pubblici, perché sono quartieri densamente popolati, ed è un luogo fatto, se lo vediamo qui, che è la vista da nord, vedete, al posto di quelle fabbriche ci sono dei palazzi. Questa è la città nuova costruita nel dopoguerra. Questi sono i padiglioni, ce ne sono 5, 1, 2, 3, 4 e 5, che sono vincolati dalla sovrintendenza con vincolo diretto, il che riconosce la valenza dal punto di vista storico, architettonico di questo luogo. C'è questa piastra di cemento, e adesso vedremo che cos'è questa piastra, e ci sono poi tutti questi spazi. Qui questa era un tempo sede dei campi sportivi e ora c'è la piastra, vediamo che cos'è. Questi sono questi spazi che venivano usati per le esercitazioni, altri erano spazi verdi residuali. Tutti gli altri capannoni piccolini che vedete sono vincolati, cioè c'è un unico vincolo poi su tutta l'area, ma sono anche demolibili. In realtà, guardandoli bene, anche questo qui è un edificio che, sebbene non vincolato,
ha un certo pregio, e poi gli altri sono edifici, diciamo, di poco conto. Allora, quindi dal punto di vista dello spazio fisico, qui vedete, questa è la piastra da un'altra prospettiva, vediamo che cosa sono questi spazi. Questo è uno dei tanti studi di fattibilità che sono stati fatti per la ex caserma, e qui io non riesco, ecco. Vedete, questa è la piastra, quelli in celeste chiaro sono gli edifici con vincolo diretto, questo è l'altro degno di nota, e poi ci sono tutti questi piccoli padiglioni che sono stati costruiti ma che potrebbero anche essere demoliti. Questa è la tribuna, perché qui c'erano dei campi sportivi. Allora, quindi ci sono padiglioni. Dal punto di vista dello spazio fisico, quali sono gli elementi? Ci sono questi padiglioni che, a partire dalla progressiva dismissione, si sono ridotti in questo stato. Questo è un sopralluogo fatto un paio d'anni fa, vedete, sono in stato di degrado. Qui vedete l'origine di quella piastra di cemento. Quella piastra di cemento era la base di fondazione di quello che era il teatro di Federico. Qui si incrocia una vicenda importante della storia della città di Bari, quando nei primi anni 90 il teatro Petruzzelli fu incendiato. Nelle fasi immediatamente successivi, sull'onda dell'emozione del teatro della città che era andato perso, si decise di costruire un teatro tenda e si individuò questo luogo, quello che era un tempo sede dei campi sportivi, la Polisportiva Rossani si chiamava, che era un luogo dove anche le scuole andavano a fare ginnastica, era aperto alla città, per costruire un teatro tenda. Allora, queste immagini molto belle, che i cittadini che abitano nei dintorni nel corso del percorso partecipativo ci hanno fornito, mostrano come mostrano varie cose, mostrano innanzitutto come una ventina, 20, 25 anni fa gli edifici erano ancora in parte usati e ben messi, quindi il degrado è stato rapidissimo in questi 20, 25 anni degli edifici, e ci mostrano la costruzione di quella piastra. Vedete, da esserci questi campi sportivi, qui si costruisce la piastra di cemento del teatro di Federico, che sarà poi sequestrato dalla magistratura, a 3 gradi di giudizio, era abusivo, perché quella è un'area che il piano regolatore destina a verde pubblico, e quindi chi aveva avuto questa idea non si era reso conto che in realtà quella non era una struttura provvisoria, ma era una struttura che comportava una platea di cemento che non era possibile, senza una variante urbanistica, andare ad insediare. Quindi il teatro non entrerà mai in funzione, però ci ha lasciato questa piastra di cemento, il cui spessore, questa platea con uno spessore che varia da 40 a 50 centimetri e che occupa larga parte di quella parte a nord. E poi ci sono questi pezzi di naturalità, dove, diciamo, è venuto Gilles Clément a Bari e li ha definiti dei pezzi di terzo paesaggio. Possiamo vederli da tanti punti di vista, sono comunque dei pezzi neanche poco consistenti della ex caserma, dove c'è del verde spontaneo, del verde che c'era, del verde che ci è arrivato, e che quindi che sono elementi importanti in un'area così densamente insediata e popolata. Quindi, dal punto di vista dello spazio fisico, abbiamo questi pezzi, queste aree di verde, abbiamo i padiglioni in quello stato, abbiamo questa piastra che occupa quella che doveva essere un'area sgombra, che era un tempo sede dei campi sportivi. Passiamo a vedere invece che cosa, dal momento in cui si è costruito il problema rispetto a questi elementi, che cosa viene fatto dall'amministrazione.
Allora, vedete questi pezzi incolti, non, cioè questa è un'area di circa mezzo ettaro, non sono delle aree piccole, sono delle aree che hanno una certa ampiezza e che i cittadini reclamano, che vogliono siano aperte il più presto, siano restituite il più presto possibile all'uso. Perché tutta la caserma è circondata da un muro, era circondata, adesso via via il muro sta venendo giù. Quindi in una zona centrale vicino alla stazione, così densamente insediata, c'è questo luogo con ampie aree che possono, potrebbero, che stiamo cercando di restituire anche attraverso usi temporanei alla popolazione. Allora, strategie. Nel 2008, nell'ambito della costruzione del piano strategico Bari 2015, viene formulata l'idea di fare della ex caserma un parco della creatività, in cui insediare una casa delle associazioni, in cui insediare degli uffici di quartieri, si parla dei vigili urbani, si parla di altre funzioni. Queste immagini, un po' naif, diciamo, sono dei fotomontaggi molto molto naif, perché sono fotomontaggi fatti senza un progetto alla base. È l'idea che viene formulata in ambito di piano strategico e che recepisce la proposta di un comitato, perché, e questa è la prima fase, con la dismissione c'è anche un'attenzione delle associazioni ambientaliste, culturali e di molti residenti dell'area, un'attenzione verso la conversione della ex caserma in uno spazio, in un grande spazio pubblico. Quindi si comincia a costruire il problema, il vuoto che va riempito di significati, di funzioni. Quali sono queste funzioni? L'idea che si formula è quella che sia un parco della creatività, dove ci siano orti urbani, spazio per le associazioni, spazio per giovani artisti, tutta una serie di funzioni, e ci sia anche quindi funzioni di rango urbano, territoriale, ma ci sia anche spazio per gli abitanti del quartiere e per i servizi rivolti al quartiere. Questa, diciamo, è particolarmente naif, questa immagine. Vedete nell'area dei campi sportivi, riproporre dei campi sportivi. Ora io non sono una progettista, ma lì ad occhio tutti quei campi sportivi non hanno le dimensioni per poter entrare, però ecco, diciamo, un fotomontaggio discutibile dal punto di vista della qualità, però è l'idea che viene formulata nell'ambito del piano strategico attraverso dei forum che l'amministrazione comunale porta avanti nell'ambito del piano strategico e attraverso il recepimento di quello che erano le volontà di questo comitato che si era molto attivato. Con l'inserimento nel piano strategico di Bari 2015 di questa idea e con anche l'inserimento di queste idee nel documento programmatico per la rigenerazione urbana e quella delimitata con l'ovale, con la H al centro, l'area della ex caserma, e anche nel documento programmatico preliminare per il nuovo piano urbanistico, questa fase, questo contesto, diciamo, sembra che abbia trovato una sua strada, che quindi la riqualificazione della ex caserma sia avviata. Ci sono i 13 milioni di euro della permuta, è avvenuta la permuta, ci sono dei fondi, ci sono delle volontà, ci sono dei documenti strategici dell'amministrazione che questa volontà la sanciscono, e quindi sembra
avviato verso una direzione precisa.